che sarà intervistato dal direttore di Calabria Ora, Piero Sansonetti, ma prima di tutto voglio salutare il sindaco di Diamante, deputato del Partito Democratico, l'onorevole Ernesto Magono. Buonasera. Allora, ci ritroviamo per la 21ª edizione del Festival del Peperoncino, abbiamo già tagliato la torta inaugurale insieme a Rocco Papaleo. Parliamo un po' di questo avvio della 21ª edizione. Sì, la sindaco di questa città, benvenuto al Presidente della Regione, grazie per essere venuto ancora una volta a Diamante, in una delle capitali del turismo del Mezzogiorno. Io devo tanto a questa straordinaria manifestazione e alla mia città. Siamo cresciuti insieme, abbiamo dato un grande contributo al nostro territorio, alla nostra regione. In questi giorni avremo migliaia e migliaia di cittadini che vengono da tutto il mondo a visitarci e a godere la nostra città, questa straordinaria festa. Grazie al direttore di Calabria Ora, Piero Sansonetti, ai deputati regionali, a tutti voi che ci siete. Questa sera inizia la festa del peperoncino. Io credo che l'ultimo anno che darò il saluto da sindaco di questa città, anche se sto riflettendo sulle cose che dovrò fare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. E devo ringraziare in maniera particolare Enzo Monaco, la mia città, la nostra gente, il nostro territorio, la nostra regione, deve tanto a Enzo Monaco per aver inventato la festa del peperoncino. La dobbiamo sostenere, continueremo a sostenerla, so che lo farà ancora il Presidente della Regione, ma soprattutto so che la faranno i tanti cittadini, la tanta gente che viene a Diamante in questi giorni. Grazie a voi tutti, grazie Presidente della Regione. Grazie Sindaco. Una battuta veloce all'inizio di questa giornata. Saluto Gerardo Sacco, ovviamente. Gli daremo la cittadinanza onoraria e poi parleremo di lui in quell'occasione. Che tra l'altro è qui presente per una mostra eccezionale con le opere su Mattia Prezzi. Allora, dicevamo, una battuta veloce, il Presidente dell'Accademia, direttore artistico del Festival del Peperoncino. Buonasera, Enzo Monaco. Veramente un saluto rapidissimo. Grazie a tutti quelli che sono venuti questa sera per la serata inaugurale, che è la serata più debole per le presenze, perché poi le presenze aumentano fino a domenica, ma a giudicare da quello che ho visto con gli stelli è una serata abbastanza forte, tenendo presente che 2.000 persone sono al Teatro dei Ruderi per assistere allo spettacolo di Rocco Papaleo. Io voglio ringraziare il Presidente Scopelletti e devo ricordare che il Presidente Scopelletti è stato qui un anno e mentre era qui ha avuto dalla televisione la notizia che lui sarebbe stato il candidato alla Regione Calabria. Da lì, anche simbolicamente, è partito il successo del Presidente Scopelletti, il quale viene qui per il grande affetto che nutre verso il Festa del Peperoncino, ma diciamo, secondo me, anche per un pizzico di valore scaramantico, perché il Peperoncino porta bene, a lui ha portato bene, e tradirlo potrebbe essere una cattiva cosa. Dicendo le cose più seriamente, devo dire che questa regione, che viene bistrattata sempre a tutti i livelli, con l'assessorato regionale alla cultura, è all'avanguardia, perché è l'unica regione d'Italia che ha un bando per i grandi festival con il progetto Calabria Teatro Festival. Se noi possiamo fare questo festival è perché abbiamo partecipato a questo bando e l'abbiamo vinto, e quindi siamo uno dei 5 grandi festival che si fa in Calabria, questa Calabria Terra di Festival. Che io sappia, poiché il festival è generato con decine di festival in tutta Italia, nessuna regione d'Italia dispone delle risorse di cui dispone la regione Calabria per i festival. Una volta tanto, dico io, siamo i primi della classe. Grazie quindi all'assessore alla cultura che promuove questa brillante iniziativa. Noi stiamo cercando di fare un cartellone unico con i grandi festival di Calabria Terra di Festival. Grazie al Presidente Scopelletti per questa iniziativa della Regione Calabria, ma soprattutto per essere sempre qui presente al festival, tanto che non potremmo pensare a un festival senza il Presidente Scopelletti. Grazie, buonasera. Presidente, l'Accademia del Peperoncino, come ogni anno, le fa omaggio di una targa ricordo. Enzo, vuoi essere proprio tu a consegnarla al Presidente, o vuoi per la collezione privata, visto che viene ogni anno? Noi la facciamo sempre una di questa dall'altra ogni anno, così poi avrà una collezione come deve essere. Bene, finite le
di rito, lascio il microfono a Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora, per questa intervista al presidente Scopettini. Buonasera, direttore. Grazie. Andiamo subito su Scopettini del merito, perché ho sentito che Monaco diceva che lei ha avuto la notizia che sarebbe stato consigliere della regione proprio durante una conferenza del peperoncino. Ora io, proprio pochi minuti fa, ho avuto una telefonata della quale mi dicono che lei è candidato alle elezioni europee. Ma è la stessa domanda che lei mi fece 6 mesi fa, un anno fa, dicendo sono convinto che lei sarà candidato alle politiche. E io risposi, direttore, io ho preso l'impegno con la mia gente che ce l'ha presi, voglio portare avanti questa esperienza difficile, qualcuno magari potrebbe anche dire impossibile, però voglio continuare a lavorare per questa terra. E ho anche aggiunto politicamente, ovviamente, ho detto preferisco morire qui anziché scappare. E la stessa cosa dico adesso in vista di questa tornata degli europei. Qui c'è un progetto che noi abbiamo messo in campo, ambizioso, che forse, diciamo così, una lettura poco attenta sfugge la grande mole di lavoro che noi abbiamo messo in campo, perché effettivamente chi non ha detto i lavori non ha la percezione di ciò che noi stiamo facendo, e sicuramente io sono convinto che se avremo la possibilità di centrare 2 o 3 grandi obiettivi che abbiamo messo in campo in questi 3 anni, grande lavoro, allora ci sarà la possibilità di far comprendere bene al cittadino che le cose che dicevamo ieri, oggi, domani sono una realtà. Quindi questo per me diventa il vero grande impegno che continuo ad assumere e a mantenere. Adesso però, al di là degli scherzi sulle candidature, ho già fatto una volta, ho perso la scommessa, eccetera, però non si pone seriamente. Infatti il direttore ha pagato una cena, eh? Ha pagato una cena. Non scommetto più questa volta. Però adesso invece, parlando seriamente al di là del suo impegno, ma non si pone molto fortemente una questione di rappresentanza fuori della Calabria, della Calabria stessa? Cioè non c'è un problema di debolezza della rappresentanza della Calabria a Roma, a Bruxelles, a Parigi, eccetera? Non riusciamo a parlare, non riusciamo a uscire dai confini del Pollino, non riusciamo a farci sentire. Io adesso uso il nome perché mi sono, diciamo, assimilato alla... non c'è questo problema. Cioè adesso il suo ragionamento sull'impegno preso con la regione, quindi è molto ragionevole, ma non c'è la questione di costruire una classe dirigente calabrese che vada come batta i punti, perché io ho l'impressione che il problema della Calabria non si possa risolvere solo in Calabria, per quanto possa essere buone le amministrazioni. E se non si arriva a Roma, non si batte di punti, non si arriva a Bruxelles e non si pone la Calabria in Europa, dove andiamo? Però quello che abbiamo cercato di costruire, anche all'ultima giornata elettorale, un gruppo di parlamentari radicati sul territorio e soprattutto che hanno lo stesso nostro interesse, cioè la Calabria. Allora io dico una cosa è andare a Roma ed essere uno dei tanti. Un'altra cosa invece è essere a capo di una grande squadra, come quella che mi onoro, diciamo così, di rappresentare sul livello regionale e quindi nazionale, dove attraverso il nostro grande radicamento, l'impegno che mettiamo tutti insieme, qui questa sera c'è il collega capogruppo Giampaolo Cappetto, il vice capogruppo vicario di Fausto Stomasso, cioè questa grande squadra è un esempio importante sul livello nazionale. E allora, ieri sera ad esempio parlavo con Angelina Alfano, mi ha fatto una battuta che ripeto questa sera. Radicamento sul territorio e grande forza in termini di aggregazione, in Italia c'è poca gente che ha questa capacità. E mi diceva, noi puntiamo su questo modello di politica. Diventare leader nazionale ci vuole poco. Basta andare, diceva, 3 volte in televisione di sera e sei diventato un leader. Il problema di fondo invece è avere una capacità
di costruzione di un gruppo dirigente sul territorio che è forte, che riesce a centrare gli obiettivi, che riesce anche a dare a livello nazionale e di partito e all'interno di un partito questa grande capacità di aggregazione, quindi di forza interna. E io credo che questo sia quello che noi abbiamo costruito oggi, il modello diciamo così, di classe dirigente calabrese, indipendentemente da quello che riesce a esprimere e a rappresentare sul livello nazionale. È un modello di classe dirigente che però all'interno di un partito come il Popolo della Libertà in questo caso è un riferimento importante, cioè riesce ad essere un modello che piace a un partito. Un'altra cosa è chiaramente la rappresentanza sul livello regionale, cioè nazionale. Qui il problema di fondo vero è un altro. La ragione con la nostra esprime 20 parlamentari, 20 deputati e 10 senatori, cioè un quarto, anzi un quinto di quanto ne esprime una regione più grande. Siamo tra le regioni che esprimono un gruppo dirigente, diciamo così, minimo. È chiaro che il peso è rapportato anche a questo tipo di forze, questo tipo di rappresentanza. Altra cosa invece è avere la possibilità di avere una rappresentanza di governo, e questa Calabria oggi ha un suo rappresentante di governo attraverso la presenza del mondo del lavoro dell'onorevole Santelli, ha la rappresentanza ovviamente anche dell'onorevole Minniti, che però non è in un contesto in cui diciamo così si può dare una risposta importante come quella di Iole Santelli. Quando ci fu la scelta del sottosegretario, la richiesta che io feci al partito per i nostri rappresentanti fu quella: Ministero del Lavoro, Ministero delle Attività Produttive, anche se Iole era molto scettica, no? Io dissi: dobbiamo parlare di lavoro e di attività produttive, cioè dobbiamo portare un rappresentante all'interno del governo che sia un rappresentante che possa dare qualcosa al territorio. Certo, un'altra cosa è poter avere un giorno un ministro o due ministri, avere una rappresentanza più forte in seno all'esecutivo, però tutte le cose si costruiscono e l'unica cosa che paga, anche il politico, forse non sempre subito, ma nel tempo, è il lavoro e i risultati. Quindi noi siamo orientati a continuare a lavorare nella speranza che un giorno il grande lavoro che abbiamo messo in campo possa produrre qualche riconoscimento in prospettiva per qualcuno della squadra, visto che abbiamo una grande squadra e abbiamo tanta gente che è in grado di assolvere rapporti di rappresentanza su altri livelli più alti. Però il limite è questo, è una regione medio piccola che ha una rappresentanza minima insieme alle due rami del Parlamento, che quindi non è determinante e non è in grado a volte di incidere proprio per questi elementi. Visto, ora torniamo sulla Calabria, però visto che ieri sera si è finito vicepresidente del Consiglio Alfano, adesso ci dirà qualcosa su cosa succede nei prossimi giorni in Italia, perché naturalmente poi si parla di tante cose, però mi pare che il rischio di una crisi di governo della fine dell'alleanza tra PD e PDL sia concretissimo. Pare che sarà, che giovedì ci sarà il voto in giunta sul calendario dei lavori, e stiamo parlando naturalmente di quello che avete capito tutti, della giunta che deve decidere sulla incandidabilità, cioè al momento sul fatto che Berlusconi resti o no senatore della Repubblica. La discussione la conoscete tutti, penso. Il PDL ha chiesto che la giunta si rivolga alla Corte Costituzionale per verificare la costituzionalità della legge Severino, questo permetterebbe comunque, e però il PD e 5 Stelle mi pare che siano finora assolutamente contrari, quindi nonostante che ieri sera si era avuta l'impressione di un rallentamento delle tensioni, oggi mi sembra che siamo al punto di prima. L'impressione sua qual è? Prima si conclude si concludono in tempi rapidissimi i lavori della giunta, e in quel caso, visti i rapporti di forza, perché di cui stiamo parlando mi pare molto improbabile che Berlusconi non possa ascoltare, oppure vengono rinviati, oppure c'è un colpo di scena e c'è Berlusconi in mente una mossa che può essere di vario genere, una di queste naturalmente è qualcuno della società anche del centro-destra, quello di fare il gesto di rimettersi prima e di esplodere io, mi pare. E lei che impressione ha avuto anche parlando forse con la mano, come può l'impressione? Ma l'impressione è quella che
di far che le colombe non siano soltanto nel Popolo della Libertà, ma che ci siano ovviamente anche nel Partito Democratico. E secondo me c'è un elemento che va evidenziato, che alla fine l'ipotesi della fine di esperienza di Berlusconi da parlamentare corrisponda anche alla fine molto probabilmente di un'esperienza di governo, un'esperienza di governo che secondo me va sostenuta, perché indipendentemente da tutto ci sono al governo di questo paese due giovani, Letta e Alfano, che danno, hanno un approccio diverso nell'azione di governo e che comunque stanno cercando di offrire degli spunti interessanti per rilanciare il paese. Però dall'altra questo accanimento dei falchi dentro il PD che spingono verso l'estromissione di Berlusconi dal Parlamento è un elemento che fa riflettere, cioè noi come possiamo andare insieme d'accordo, continuare a convivere quando tu cerchi tutti i modi di mandare fuori dal Parlamento il leader della mia coalizione. Allora noi non è che chiediamo delle risposte legate al fatto che vogliamo che la giustizia non sia applicata, non venga applicata, per comunque eludere questo aspetto. Noi chiediamo che attraverso questi elementi che sono stati depositati in commissione si possa immaginare, uno, un parere della Corte Costituzionale su quello che riguarda ovviamente il provvedimento, la legge della Severino. Due, tenere in considerazione che oggi Berlusconi attraverso i suoi avvocati ha presentato un esposto anche a Strasburgo e quindi capire anche qui tempi e comprendere che forse anziché realizzare una sorta di accanimento c'è la necessità invece di attendere e di aspettare eventuali altri nuovi passaggi per avere ulteriori elementi di valutazione. Cosa accade? Che da parte del PD probabilmente non credo sia d'accordo, perché Letta sa che se comunque esce alla maggioranza il PDL la sua esperienza di governo è finita, cioè un giovane di 40 anni, poco più, finisce la sua esperienza da leader. E ancora di più credo un altro elemento di valutazione, che forse è quello, perché io credo che il PD sia orientato, qui c'è uno esponente, insomma, voglio dire parlamentare, non mi permetto di fare un'analisi, diciamo così, è una mia idea che mi sono fatto, ma Ernesto è sempre molto garbato e molto rispettoso, e diceva prima Enzo Scopellini viene qui perché fu annunciata qui, diciamo, via televisione la mia candidatura, viene qui perché apprezza e ammira questo festival e lo sostiene, viene qui perché viene in una città governata da un sindaco che è avversario politico ma che ha la mia grande stima e il mio grande rispetto, perché è una persona aperta, rispettosa, che fa della politica un motivo, diciamo così, nobile del suo impegno, e quindi io sono qui e spero di tornarci ogni anno, sei invitato ovviamente per condividere con voi questa bellissima esperienza del festival. Dicevo, quindi in tutto questo cosa accade? Cosa accade? Che il PD ha, secondo me, dei sondaggi. Cosa dice il popolo del Partito Democratico? Il 75% vogliono l'eliminazione di Berlusconi. Allora il problema del PD è più un problema in termini di comunicazione esterna. Cosa farà il PD domani se dovesse condividere l'indirizzo su tutela di Berlusconi? Cosa scriverebbe Repubblica, l'Espresso, cosa scriverebbe Travaglio? Allora è più un problema, diciamo così, mediatico e di una preoccupazione di questa natura, che se uno si ferma a riflettere dice sì, però io non posso estromettere un leader, lo stesso che noi oggi, visto che c'è la presenza di Renzi, che diciamo il riferimento anche di Ernesto, visto che sta crescendo un giovane nel centro-sinistra, lavoriamo tutti per tagliare a Renzi la possibilità di crescita, e lo facciamo in maniera scomposta, cioè non politicamente. Io credo che sia un grandissimo errore. Io fronteggerò un giorno insieme a tutti gli amici del Popolo della Libertà e del centrodestra Renzi attraverso la politica, perché io faccio politica, non faccio altro. Se ci sono ovviamente elementi di natura diversa come quelli di natura giudiziaria, beh, che quelli facciano il proprio corso, al momento opportuno poi ci saranno le valutazioni, ma io non estrometterò mai
dallo scenario della politica, dal contesto politico, un avversario per via giudiziaria. E credo che questo sia il vero grande errore. Se qualcuno è in grado di vincere su Berlusconi, lo faccia attraverso le elezioni. Questo è il vero grande oggi dilemma di questo paese. Però io ti faccio questa obiezione. Insomma, a parte il fatto che io sono d'accordo sull'idea che bisognerebbe fare la lotta politica come lotta politica e non sul piano giudiziario, però purtroppo in tutto il mondo, diciamo, da diversi anni la lotta politica è anche altra, no? È successo per esempio in America, tanti sono stati in palle, ma insomma lasciamo stare. Ora però la questione è questa, lei giustamente dice stanno vincendo i falchi da una parte e dall'altra, sì, da una parte e dall'altra, cioè il suo ragionamento che non fa una piega, perché il PD non fa un gesto di apertura, anche perché diciamo, poi si tratterebbe semplicemente di fare un gesto abbastanza ragionevole come quello di rinviare la Corte Costituzionale, effettivamente il dubbio di costituzionalità è sul provvedimento Severino che è stato votato in maniera folle da tutti, perché poi questi parlamentari sono strani, perché votano delle strane cose, hanno stravolto la Costituzione, adesso tutti raccolgono le firme per difendere la Costituzione, ma quando tutti i parlamentari italiani hanno votato di introdurre il pareggio in bilancio nella Costituzione, hanno fatto un cambio assai più grave di tutti gli altri, perché hanno praticamente legato le mani a tutti i governi che verranno, di destra, di sinistra, di centro, perché non possono far politica, perché hanno un cappio al collo messo, poi hanno votato la legge Severino, dopo si accorgono la Costituzione. Io personalmente penso che sia incostituzionale, perché l'articolo 25 che parla della Costituzione dice che nessuno può essere punito per un reato commesso prima dell'esistenza della legge. La parola punito mi sembra una parola che non c'è bisogno di essere costituzionalisti, c'è la lingua italiana, o Zingarelli, uno va a vedere, ma questa è un'altra questione. La questione è, uno dei due deve disarmare, è diventata una battaglia che non c'entra nulla con i grandi problemi del paese, o sbaglio? Cioè il paese ha di fronte dei problemi completamente diversi, uno dei due deve disarmare. Uno è un braccio di ferro, una specie di gara muscolare che non ci interessa molto. Allora, d'accordo, tu dici perché non disarma, lei dice, perché non disarma il PD? Va bene, ma però io posso dire, ma perché non disarma Berlusconi? Proprio per questo motivo, perché i motivi che hanno creato questa alleanza e quindi questa stagione di governo delle larghe intese si basa sul rispetto reciproco, sulla convergenza su alcuni punti. Se sotto questo punto di vista, quindi dell'azione amministrativa, ci si trova d'accordo, dall'altra tu rispetto a una richiesta, a un momento di difficoltà che vive il leader di una coalizione, tu cerchi di coltivi la strada dell'ostruzionismo alla politica attraverso questo strumento, è chiaro che si acuisce lo scontro, il conflitto non aiuta tutto questo. Certo, il sogno nostro è quello di poter dare continuità a questa esperienza, perché oggi l'Italia, il paese, gli italiani hanno bisogno di un governo duraturo, stabile, forte, autorevole, in grado di garantire i processi di riforma che oggi si sono stati messi in campo, meglio di cui si parla, tutto il resto. Però è chiaro che nel momento in cui viene meno la presenza di Silvio Berlusconi, non ci nascondiamo che c'è il rischio anche che l'esperienza anche del Popolo della Libertà o di Forza Italia si esaurisca, e quindi un modo anche strategicamente dal livello dal versante del centro-sinistra di fronteggiare, di andare avanti su questa battaglia, perché così tu domani hai spacchettato Forza Italia o il Popolo della Libertà. Cioè significa che nel momento in cui può venire meno la leadership di Berlusconi, c'è un partito che potrebbe, diciamo così, ridimensionarsi, e potrebbero nascere nuovi soggetti, nuove aggregazioni. Allora, se noi vogliamo mantenere forte e saldo il centrodestra, se noi vogliamo costruire invece il sistema bipolare che può diventare anche una sorta di bipartitismo, perché noi tendiamo, al di là del passaggio temporale e temporaneo, diciamo così, di Forza Italia, il nostro obiettivo è il Partito Popolare Europeo, cioè l'UDC si ritrova domani, non so dove, in questo fine settimana, nella tre giorni sua, le tre giorni che fa, diciamo, le feste dell'UDC, e credo che il messaggio sia verso il Partito Popolare Europeo. Noi pure siamo proiettati verso il grande Partito Popolare Europeo in Italia,
significa che questa fase di transizione è una fase che comunque rischia di creare traumi ulteriori rispetto a quelli che noi abbiamo previsto e abbiamo immaginato, e non possiamo consentire che questo avvenga, perché comunque è chiaro che poi diventa più difficile ricostruire una coalizione. Allora, da una parte si spinge su questo versante, dall'altra qualche segnale di rottura esiste, perché mi sembra che oggi Buemi, adesso non ricordo, il socialista, sia uscito dalla giunta, dall'aula in contestazione, perché comunque anche lui ritengo che abbia intravisto degli elementi, insomma, di accanimento, comunque non di corretta interpretazione di tutti questi accadimenti. Allora, a questo punto lì siamo, su 23 siamo 15-8, allora qualcuno già incomincia a intravedere qualche momento e qualche segnale, diciamo anche diverso, però noi non contiamo sul fatto di recuperare qualcuno che poi al momento del voto voti a favore di Berlusconi o contro. Noi vogliamo portare avanti un ragionamento politico per continuare a testimoniare che, indipendentemente da tutto, Berlusconi, prima di mettersi da parte in politica, magari bisogna consumare qualche passaggio come questo che abbiamo rappresentato, in modo da avere la certezza comunque che quello è un passaggio obbligato, e quindi è un fatto anche questo temporale. Bisogna avere pazienza e dare la possibilità a Berlusconi di affrontare questi argomenti. Torniamo sulla Calabria, però abbiamo fatto un... poi se abbiamo 5 minuti ci torniamo, però adesso andiamo sulla Calabria. Tribunali, ospedali, trasporti e poi turismo. Questo, diciamo, sono... Partiamo dai tribunali. La questione di Rossano non mi pare che si risolva, è una questione, complicata, non bloccata, c'è una grande lotta lì, c'è una cosa seria, mi sembra. La regione non può fare niente. No, però io ho portato ieri con me il sindaco di Rossano nell'incontro che ho avuto col ministro Cancellieri. Il ministro Cancellieri dice: questo è un provvedimento che noi dobbiamo comunque portare avanti, c'è l'Europa che ci guarda, non possiamo fare la figura di chi torna indietro, c'è una riforma da attuare, dobbiamo portare avanti questo percorso. Il ministro Cancellieri non ha mai amato molto la Calabria, anche nella sua versione precedente di ministro dell'interno non si è mai dimostrata grande amica della Calabria. No, sotto questo punto di vista no. Però il ministro Cancellieri ha detto: io non posso tornare indietro. Ho detto: guardi, però c'è un provvedimento, un indirizzo di uno dei due rami del Parlamento che prevede la possibilità di riaprire questi tribunali. E lei mi ha fatto l'esempio un pochettino, diciamo così, che cozza con dei criteri che sono, diciamo così, le realtà di Mistretta e di un altro piccolo centro, adesso non ricordo se in Sicilia. Dice: diventa difficile salvarne, diciamo così, 8 o 10, tra cui, diciamo, queste due realtà, perché non hanno nulla da poter, diciamo così, dimostrare che vanno salvati. Allora, quindi, una motivazione politica. Dopodiché, quando io ho incalzato insieme al sindaco, abbiamo detto: guardi, questo è un provvedimento che però diventa necessario per il territorio, lei ha detto: vabbè, io parlerò con i parlamentari domani, in questo giorno, domani mattina farò questo incontro con i parlamentari di tutte le regioni che andranno proprio sugli otto tribunali, e ha detto: vabbè, vedrò su questo se c'è la possibilità di proporre in sede di Consiglio dei Ministri una proposta modifica del provvedimento. Però poi non so cosa farà il Consiglio dei Ministri, non so cosa farà il Premier Letta. A quel punto, questo noi non l'abbiamo raccontato io e il sindaco sulla stampa al momento, io ho detto: bene, lei porti il provvedimento in Consiglio dei Ministri, io mi faccio carico di far votare su questo provvedimento, di discutere col mio partito, col Popolo della Libertà, quindi con Alfano e con i ministri del Popolo della Libertà. La stessa cosa faranno ovviamente i colleghi del Partito Democratico. E allora lei lo porti il provvedimento, poi ci giochiamo la partita nel rapporto interno di forze anche dentro il partito. E poi ho aggiunto un elemento, perché lei cominciava a dire: sì, ma ci sono i costi, noi abbiamo i costi. Bene, ho detto: la Regione Calabria sosterrà l'impegno economico e finanziario che riguarda
il Tribunale di Rossano, così il governo, il ministero non avrà nessun, diciamo così, costo a carico. E lei ha detto, ma questo sì è interessante, perché già anche qualcuno, magari il Friuli Venezia Giulia, ci hanno fatto questa proposta, però dice sì, è un elemento aggiuntivo. Io le faccio una lettera, questa sera ho fatto partire la lettera, così come ieri annunciato al ministro. È chiaro che se domani i colleghi di Ernesto incalzeranno il ministro e spingeranno in questa direzione, può darsi che creeremo una rete in grado, diciamo così, di affrontare meglio anche in sede di esecutivo e quindi di Consiglio dei Ministri questo provvedimento. Io ho detto, se lei farà un provvedimento esclusivo per Rossano, perché lei ha detto, io ho riconosciuto a Rossano il tema legato per questi 2 anni anche rispetto agli altri, sul civile e anche sul penale. Ho detto, lei faccia una proposta anche solo per Rossano, perché può mettere all'attenzione del paese la Calabria e dare centralità, servirà anche a voi stessi che governate a dimostrare che non vi siete dimenticati di una terra come la mia Calabria. Questa cosa, diciamo, un po' l'ha colpita, no? Però poi bisognerà vedere questo provvedimento, non essendo lei un ministro politico più tecnico, ovviamente avrà la necessità di consigliarsi. Però la cosa che dicevo prima ad Ernesto, che lo invito a fare insieme agli altri colleghi, suoi colleghi parlamentari, è di incalzare sul fatto che a noi ha detto, che a me ha detto, io voglio portare un provvedimento in seno al Consiglio dei Ministri e poi ci giochiamo la partita lì, Ernesto. Diventa importante poter fare questo. Tribunali, poi ho parlato anche di Scalea, perché Ernesto mi aveva, diciamo, insieme a qualche altro rappresentante, insomma, del partito, dei giovani del partito, mi ha sollecitato il tema di Scalea. Ho parlato anche di Scalea, della sezione di Scalea. È chiaro che lì entriamo, diciamo così, mentre i tribunali sono 8 su 40, su 30, qui entriamo in un contesto dove parliamo di 200-300 presidi, insomma, lei lì è andata un po' in difficoltà e quindi io a quel punto mi sono un po' fermato, anche perché ho detto, c'è l'invito da parte del procuratore della Repubblica di Paola di rivisitare anche questa scelta. Ho cercato di fare un po', sotto questo punto di vista, un minimo anche di pressione. Io credo che la partita non sia chiusa e, come tutte le cose, noi dobbiamo smetterla di dire che anche in questo caso è una sconfitta. Io credo che l'idea che Rossano sia stato inserito tra gli 8 tribunali che per 2 anni ancora svolgeranno le attività, diciamo, in corso, non è una vittoria, ma siamo della partita. Noi dobbiamo smetterla di dire, abbiamo perso. Noi dobbiamo invece dire, e ritengo che sia corretto e appropriato, siamo della partita perché in questi mesi, nei prossimi mesi, possiamo trovare la sintonia con i gruppi parlamentari per cercare di individuare un percorso, perché c'è chi si è esposto. Maurizio Gasparri è uno di quelli che anche oggi in aula è stato feroce contro questa scelta, diciamo così, da parte del governo. Non solo lui, ma tantissimi altri parlamentari. Allora, se troviamo quella sintonia necessaria, può darsi che il provvedimento possa arrivare attraverso una norma in aula ed essere approvata e quindi ristabilire quello che noi abbiamo auspicato e abbiamo immaginato. Sul versante ospedali. Aspetta, dopo arriviamo agli ospedali, no, anzi, ne arriviamo subito agli ospedali. A me la cosa che colpisce di Rossano, Presidente, al di là delle cose che lei sta dicendo, è come si è arrivati a questo provvedimento. Perché che un governo non capisca che mandare i tribunali di Rossano e Castrovillari è una follia, è il dramma del rapporto tra la Calabria e il resto del mondo, diciamo così, no? Perché, voglio dire, se ancora avessero letto a Cosenza, poteva esserci un filo di ragionevolezza, ma non sapere che la Calabria è una regione priva di infrastrutture e che fra Rossano e Castrovillari c'è più distanza che fra Modena e Trento, no? Quelli ragionano che, certo, vai a Bergamo, a Brescia, c'è 1 milione di autostrade, vai, non ci sono servizi pubblici, non ci sono treni. Il sindaco ha consigliato anche un DVD dove c'è la rappresentazione proprio del territorio dell'estate. Abbiamo spiegato che da Cariati a Castrovillari ci sono 2 ore e 30 di macchina circa. Non ci sono i mezzi pubblici. Quindi c'è una grande difficoltà. Lei cosa ha detto? I diritti alla difesa non esistono. Lei ha detto una cosa interessante. Se la mole di lavoro sarà tanta e
da difficile da gestire da parte del tribunale di Castrovillari, e quindi andrà in tilt e si ingolferà la struttura di Castrovillari, è chiaro che noi prenderemo atto e saremo costretti a fare un passo. Quindi incitiamo la delinquenza a darsi una mossa. Ma si può fare anche sul civile, direttore. Possiamo impiantare, non lo so, 2.000-5.000 in cause civili. Lei ovviamente, questo è quello che ha detto e che può costituire un ulteriore elemento di valutazione. Passiamo agli ospedali. Adesso partiamo proprio da qui. Io non è che conosca benissimo la situazione, però mi sembra che anche la chiusura dell'ospedale centrale ha provocato dei problemi, che c'è un problema soprattutto per l'emergenza di Praia a Mare, che ci sono dei problemi per l'emergenza, eccetera, eccetera. Ora, non è che questa politica dei tagli ci farà uscire, adesso poi entriamo proprio nel merito della questione di Praia, della questione degli ospedali, ma non è che in generale questa politica dei tagli, soprattutto su sanità, tribunali già sono un'altra cosa, però è simile, e ci porterà a uscire da questa crisi. Adesso Confindustria oggi ha detto che si apre a rilento la risalita, ma ci farà uscire da questa crisi con un'Italia ancora più ingiusta, e cioè con i prezzi che sono stati pagati tutti dalla parte più povera e più esposta della popolazione. Quando si parla di sanità, Presidente, e si parla di una cosa delicatissima, non è come parlare di pensioni o di autobus, si parla della vita, della morte, della salute, soprattutto della parte più debole della popolazione. Adesso lei si è trovato di fronte al piano di rientro, ha fatto dei provvedimenti, eccetera, eccetera, ma quando prende questi provvedimenti non sente la durezza, il morso della crisi che fa colpire inevitabilmente i più deboli, perché in fondo gli avvocati e gli ingegneri ce la faranno senza l'ospedale a Praia a Mare, forse, e i pescatori un po' meno, no? Allora, su questo argomento c'è una valutazione che secondo me va fatta e che va riproposta. Noi laddove abbiamo fatto, intanto io e il direttore condividiamo una cosa, non sono le ideologie, le nostre idee, però voglio dire, condividiamo il fatto che il governo Monti è stato un governo, forse il peggiore governo della storia repubblicana, e questa stagione della spending review è nata sotto il governo Monti, ma al di là di questo l'applicazione del piano di rientro poi diventa un'altra cosa. Direttore, laddove abbiamo chiuso e riconvertito gli ospedali o sono in fase di riconversione, noi non abbiamo chiuso ospedali. Bisogna mettersi in testa che noi non abbiamo chiuso ospedali, noi abbiamo chiuso presidi di morte, cioè la gente corre il rischio in quelle strutture ospedaliere di non avere una risposta, di non avere una risposta. Perché la gente che sta male, che ha un problema serio, la percentuale più alta delle persone che sono morte nel trasferimento da una struttura ospedaliera all'altra, perché vanno accariati e sanno di andare a curarsi, invece lì non c'è la possibilità di avere sale operatorie con rianimazione, subire interventi, non ci sono specialità complesse, quindi c'è attività complesse, ci sono tutta una serie di elementi che portano lì, ti portano per stabilizzare il paziente, ti portano lì e non sei nelle condizioni di essere stabilizzato. Quindi a questo punto la cosa, signora, se lei è stata costretta ad andare a Cetraro o al Lago Negro è un altro discorso, stiamo facendo un discorso, diciamo così, di proiezione e di prospettiva per la Calabria. A questo punto il problema che si apre qual è stato? Che noi ci siamo resi conto che questo tipo di scelta, diciamo così, tendeva a mandare le persone fuori dalla regione, quindi sulla Basilicata, quindi Lago Negro e così via, e abbiamo adottato, dopo la fase di studio e di attività che abbiamo messo in campo, uno strumento che è quello che prevede per Trebisacce e Praia a Mare una sorta di pronto soccorso in grado di creare una risposta importante per questa parte del territorio. Allora, rispetto a questo provvedimento,
se ascoltiamolo, no? Beh, ma se non lo ascoltiamo è inutile. Allora, rispetto a questo provvedimento, noi abbiamo noi abbiamo pensato che questo fosse il provvedimento necessario. Quindi a questo punto abbiamo anche affrontato l'argomento con i sindaci, i quali hanno condiviso questo tipo di orientamento, e quindi è chiaro che qualcuno può non essere d'accordo, però insomma. Il tema è delicatissimo, è anche normale che si crei, anche bene, diciamo, che c'è una, stiamo facendo una discussione in pubblico. Ma la strumentalizzazione non va bene perché si non è necessariamente strumentalizzazione, anche differenza di opinioni. Sì, differenza di opinioni, però cerchiamo di esprimere civilmente, senza continuare. È bello anche che una discussione si possa fare apertamente, non credo che sia. Se si può svolgere, cioè toccando è uno dei temi più delicati, non c'è niente da fare, la sanità in tutta Italia sì, in Calabria, ma in particolare ogni anno qui veniamo e c'è sempre chi fa tipo di reazione, ma c'è un problema, noi lavoriamo sui dati che abbiamo. L'ospedale di Praia a Mare non è un ospedale, che ne possa dire qualcuno? Non è un ospedale perché un ospedale che ha 3 reparti non è un ospedale, è un ospedale che ammazza le persone, quindi non dà garanzia di diritto della salute. Il problema è che salute. Se c'è un ospedale che non funziona, esistono due possibilità, o di investire migliorarlo o di chiuderlo. Naturalmente c'è chi preferisce che si investa. Noi l'abbiamo riconvertito e abbiamo immaginato di costruire un CAPT, che significa dare opportunità sul tema della lungodegenza e quindi riconvertirlo in questa direzione. E soprattutto in tante realtà abbiamo messo in campo quello che oggi serve, quello che serve al cittadino, cioè al cittadino serve la risposta rispetto ai poliambulatori, agli ambulatori, dove la gente va per chiedere una cosa, va per chiedere per risolvere un problema e trova la soluzione al suo problema, che non è l'ospedale, perché chi ha un problema serio va a Cosenza, va a Cetraro, va negli ospedali, perché se c'è qualche problema rilevante che corre il rischio di mettere a repentaglio la propria vita, non va in un ospedale piccolo dove non c'è la rianimazione, perché la gente è folle chi pensa questo, perché ci vuole la rianimazione negli ospedali, perché c'è una direttiva che ormai prende sempre più corpo, che per avere ospedali bisogna avere la certezza che chi entra per qualsiasi cosa non corre il rischio della propria vita. Questo va detto a chi non ha capito quali sono, diciamo così, gli indirizzi che oggi devono essere assunti da parte di chi ha il compito di governare la sanità. Poi che ognuno voglia avere l'ospedale sotto casa perché questo può servire sul piano clientelare e politico, questo non fa più parte della stagione che appartiene alla nostra coalizione di governo, perché noi siamo sotto questo punto di vista proiettati a dare risposte serie. Passiamo a un altro tema drammatico, anche questo, che è quello dei trasporti. L'altro dramma della Calabria è quello dei trasporti, sia dal punto di vista delle infrastrutture e la mancanza di strade. Ancora recentemente si è riproposto il dramma della 106, dove si muore come mosche. Io ho visto questo dato che mi ha colpito: sulla 106 nel decennio fra il 2003 e il 2013 sono morti 10 volte più italiani di quelli morti in Afghanistan nello stesso decennio. Una cosa impressionante, il dato è impressionante. Ma adesso dico la 106, dico l'assenza di strade trasversali, l'assenza comunque di una rete stradale che credo in Calabria sia circa 10 volte inferiore a quella delle altre regioni. E c'è il dramma dei treni, continuano a tagliarli, le ferrovie continuano a tagliare i treni, ormai sono pochissimi i treni che raggiungono la Calabria. È possibile o no? È su un tema drammatico, cioè come va a riprendersi questa regione, come va a mettersi alla pari come le altre, come va a avere sviluppo se manca il punto essenziale, le comunicazioni? Senza comunicazione non c'è modernità, non c'è niente da fare. Mi pare che l'Italia abbia molta voglia di investire in Calabria. Quanto ha investito in Lombardia per i trasporti negli ultimi 50 anni e quanto ha investito in Calabria? È un dato mostruoso il rapporto, o no?
Sì, non c'è dubbio che questo è un problema serio, ma ormai Ferrovie dello Stato, quello che va compreso in questo paese, che ha l'Italia, Ferrovie dello Stato, non sono più società di Stato. Lo sono perché ancora, diciamo così, hanno il 100% diciamo, del Ministero dell'Economia che è la rappresentanza, ma il problema vero, o il Ministero delle Infrastrutture, adesso non so precisamente, credo l'economia, ma il problema vero è che queste devono rispondere a delle logiche che sono legate a elementi legati ai bilanci. Allora, chi gestisce una società come le ferrovie, se non produce utili e produce perdite, viene chiamato dalla Corte dei Conti per rispondere perché ha prodotto quelle perdite. Quindi pessima gestione, e quindi non è in grado di dare risposte in termini di buona amministrazione. Qui scatta un altro meccanismo, che chi oggi governa le ferrovie dello Stato però ha un utile d'impresa di 325 milioni di euro, che è quello che noi diciamo. Oggi non è un'impresa che produce perdite, è un'impresa che ha degli utili, però secondo la filosofia delle ferrovie dello Stato non è conveniente per loro servire la Calabria e alcune regioni del Mezzogiorno, perché queste tratte producono perdite nei loro bilanci. Allora, poi noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma se non capiamo tutti quanti che è cambiata la filosofia che guida questi enti, purtroppo, cosa dice le ferrovie? Cosa dicono le ferrovie? Anche ieri hanno fatto una replica, dice: ma se la regione non paga, e noi ovviamente non diamo queste risposte. Cioè, qui ormai dobbiamo capire che per avere i treni dobbiamo pagare, per fare venire gli aerei dobbiamo incentivare, cioè qui non viene più nessuno, ma nessuno va da nessuna parte se non ci sono forme incentivanti. Ecco perché è importante rispondere a chi in maniera ignorante non comprende che per noi il risanamento della sanità è vitale, perché se non risaniamo la sanità noi abbiamo 114 milioni di euro bloccati dal governo, che sono i nostri soldi ma che non possiamo spendere, perché quei soldi servono per risanare eventualmente i disavanzi della sanità che ancora stiamo pagando, prodotti da altri, e che quindi dobbiamo portare avanti. Allora, se io avessi quei 114 milioni a disposizione, potrei sedermi con Trenitalia e dire: quanti treni tu intendi tagliare? 14, bene, quanto mi costano 14 treni? Mi dice l'amministratore: costano 2 milioni. Io faccio un accordo, una convenzione, e ripristino i 14 treni. Posso chiamare all'Italia e dire: quanto costa la possibilità di avere 10 tratte in più con la Calabria, in modo da renderla sempre più vicina al resto del paese? Mi dice: le tratte ci costano all'Italia, a Reggio Calabria stava tagliando la tratta Reggio Torino con un riempimento dell'85,6%, cioè significa che l'aereo è quasi pieno sempre. Voleva tagliare perché dal 18 settembre si correva il rischio che il finanziamento della regione attraverso i soldi del ministero veniva meno. Di questo stiamo parlando. Ormai quello che forse molti non hanno capito, perché hanno sempre vissuto, abbiamo in questa terra abbiamo vissuto sempre nell'assistenza e nella clientela, che nessuno ci regala niente, che tutto quello che possiamo produrre con la nostra capacità e col nostro saper fare è l'unica vera grande risorsa che possiamo mettere in campo. Purtroppo giustamente quello vuole l'ospedale sotto casa, quell'altro vuole la stazione sotto casa, quell'altro vuole l'aeroporto sotto casa. Non esiste più questo tipo di filosofia. Purtroppo ormai il mondo è cambiato e noi o ci adegueremo a questo tipo di impostazione e di filosofia, oppure resteremo ancora una volta marginali ed emarginati. Questa è la sfida, ma la sfida culturale, direttore, perché uno può non essere d'accordo, te lo può testimoniare, te lo può rappresentare, però poi quando ci si accanisce sulle posizioni è sinonimo di ignoranza, perché vuol dire non aver capito nulla, che purtroppo queste cose hanno un prezzo. Se vogliamo i treni dobbiamo pagare, se vogliamo gli aerei dobbiamo pagare, per prendere questi soldi dobbiamo risanare
purtroppo o per fortuna, come stiamo facendo noi, la sanità. Se non si risana la sanità, abbiamo i finanziamenti bloccati. I 114 milioni che sono le nostre tasse che paghiamo sono soldi bloccati che il Ministero dell'Economia ci blocca e non ci autorizza la spesa, perché dice che quei soldi non si possono toccare attraverso questo tipo di scelta del piano di rientro. Questo è il problema. Allora, prima rientriamo da quel disavanzo che abbiamo, anche se pur minimo. Prima riusciamo a dare una risposta significativa a questo tipo di problema. Tra due anni probabilmente riusciremo a fare questo. Tra due anni avremo la possibilità di spendere 114 milioni di euro. E questo dimostra perché il centrosinistra fa la polemica sulla sanità. Perché loro hanno capito molto bene che noi tra due anni riusciremo a superare il problema dei 114 milioni di euro, a poter avere risorse per investire sia in sanità che nelle, diciamo, le attività normali di questa nostra regione, e quindi è un grande tesoretto che noi avremo da poter mettere in campo. Quindi diventa anche una battaglia politica legittima, ma secondo me sbagliata. E volevo sapere qualcosa sul turismo, che forse è uno degli argomenti che sta andando meno male, però poi ci vorrei tornare su questa questione, perché a me questa idea della rivoluzione culturale non mi ha convinto del tutto. Ci torniamo però dopo, finiamo l'elenco, la carrellata del... È vero che il turismo ha dato qualche segnale di ripresa quest'anno? Ma quest'anno il turismo ha cambiato soprattutto sul versante della qualità. Il dato che emerge più di ogni altra cosa è che è cambiata la qualità del turista. Noi avevamo un turista che veniva magari qui, che spendeva 30 euro pensione, mezza pensione. Oggi abbiamo un turista che magari, che sono i russi, che sono gli israeliani, e che hanno una capacità diversa di spese e di investimento, che cercano le città non soltanto di mare, anche le grandi città, per fare shopping. E quindi questo è un turismo che secondo me va incentivato, perché è un turismo che lascia qualcosa al territorio, che quindi che produce opportunità, che dà prospettiva, che dà anche ricchezza, e quindi che crea, diciamo così, un momento di sollievo e di ripresa della nostra economia. Noi su questo stiamo puntando e siamo convinti che questa sia la strada utile da perseguire. In prossimi giorni andremo a Vienna per incontrare un tour operator, due giorni per incontrare un tour operator attraverso l'impegno anche dell'ambasciatore, che è un ambasciatore italiano che è calabrese. E cercheremo anche lì di fare, diciamo così, come stiamo facendo in ogni paese, l'approccio con i grandi tour operator, in modo da rinnovare un po' anche le presenze, perché noi siamo una regione che aveva sul versante turistico straniero aveva il 45% circa di presenze turistiche che erano tedesche, cioè quindi un limite grande. Tu investi solo su una comunità, se domani questo salta, questo progetto, corri il rischio di non avere turisti stranieri. E quindi noi in questi anni abbiamo lavorato per ampliare, diciamo così, il rapporto con i paesi esteri, e quello dei russi oggi è un qualcosa che ci dimostra che abbiamo quintuplicato la presenza dei russi. Dobbiamo lavorare perché quello è un grandissimo mercato sul quale investire e che può portare ovviamente grande giovamento. Parliamo di numeri grandissimi, parliamo che alla Mezzia Terme arrivano 1000 voli charter. Forse queste cose non si dicono, ma io ricordo quando, al tempo in cui era assessore al turismo nel 96-97, Michele Traversa diceva: quest'estate avremo alla Mezzia 300 voli charter. Noi quest'anno contiamo sulla Mezzia solo 1000 voli charter. Significa che incomincia questa realtà a produrre degli effetti estremamente positivi. Certo, il percorso è lungo, dobbiamo fronteggiare che cosa? Ad esempio, io dico una cosa: Legambiente, poi Legambiente esce e ci contesta, no? Vi sembra giusto che Legambiente debba diciamo comunicare il mare più o meno bello, più o meno pulito il 14 agosto? Io dico: ma perché Legambiente non lo fa il 2 settembre, l'estate conclusa, lo fa il 30 di agosto? Legambiente lo fa il 14 di agosto perché ci sono 3-4 milioni di italiani
che ancora devono decidere dove andare in vacanza, e lo fanno dopo il 14 d'agosto, perché lo fanno last minute nelle ultime, nelle settimane dopo Ferragosto, che costa di meno una vacanza, e loro con questo tipo di scelta indirizzano il turista nelle regioni, guarda caso, che sono sempre le stesse, diciamo così, sono le regioni, spesso la Toscana, Emilia Romagna, e penalizzano le regioni del Mezzogiorno. Tra l'altro vorrei ricordare che nella manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso a Tropea, dove c'era il direttore e c'era anche il vice direttore, io lo dico pubblicamente sempre, Davide Varini, vice direttore di Calabria Ora, disse in maniera chiara a quelli di Lega Ambiente: mi dovete spiegare perché in Toscana fate i prelievi a 30 km di distanza tra un torrente e un altro, e in Calabria voi fate i prelievi alla foce del torrente. È chiaro che c'è il rischio che lì c'è una sorta di, diciamo, mare sporco. E chiese pubblicamente perché si faceva questo invece in maniera diversa in Toscana. Sbaglio, direttore? Allora qui purtroppo poi passa il luogo comune, che quest'anno la Campania aveva il mare più sporco, e se tu gli contesti questo tipo di messaggio dice: ma noi non è che diciamo che il mare è sporco, noi diciamo che il mare in alcuni punti non è pulito. Però dire che il mare è sporco ovviamente penalizzi un intero territorio, penalizzi un'intera comunità e offendi, diciamo così, il lavoro di tanti imprenditori. Ma la più grande vittoria è quando escono gli imprenditori e i sindaci, come è successo in questi mesi, anche quest'anno, che dicono: non è vero che il mare sul nostro territorio è sporco. Quest'anno abbiamo avuto la dimostrazione chiara, evidente e lampante che il mare sicuramente è stato migliore dello scorso anno e di 2 anni fa, e il prossimo anno a mio giudizio sarà ancora migliorato il mare, perché gli interventi e le risorse sono state messe in campo. Se i sindaci applicheranno queste risorse e le metteranno a frutto attraverso una serie di azioni e con i controlli che ormai sono sempre più intensi e importanti, noi riusciremo a fornire qualche risposta in più. Voglio fare un'ultima domanda chiedendo una riflessione, poi alla fine però devo farvi anche una raccomandazione proposta. No, la domanda è questa: a me non mi convince il ragionamento sulla necessità di modificare la cultura politica, diciamo così, nostra, di massa, e perché dobbiamo immaginare una società che non è più quella degli anni 70, 80 e 90, cioè una società, cosa era successo in quegli anni? Era successo, e lei dice clientelismo, però attenzione, perché la parola clientelismo è una parola che talvolta funziona e talvolta no. C'era stato un enorme sviluppo dello Stato sociale, del welfare, no? L'Italia è stato il primo paese che ha fatto una riforma sanitaria avanzatissima alla fine degli anni 70, che poi è stata copiata recentemente da Obama, quindi non doveva essere poi così male. È una... il funzionamento talvolta anche degenerato, sicuramente talvolta anche, diciamo, accompagnato da fenomeni di clientelismo eccetera, ma la forza dello Stato sociale, del welfare italiano, è quello che ha permesso il grande sviluppo, l'ingresso della modernità di questo paese e di questo popolo, e ha permesso anche di attenuare le ingiustizie sociali o di renderle meno dolorose. Ora, a me non convince che per entrare nella successiva fase della modernità bisogna buttare a mare tutto questo. Certo, tu dici, lei dice, non potete pretendere l'ospedale sotto casa, non potete pretendere la stazione sotto casa, no? Ma perché non potete pretenderlo? Cioè, il futuro non è nel rafforzamento degli strumenti essenziali dello Stato sociale. Possiamo nel 2013 dire no, va solo il mercato, conta solo il mercato, e quindi se non è economico fare aggiustare la 106, non si aggiusta la 106, si aggiusta la Bergamo-Brescia, ma è possibile? Se non è economico portare un treno che vada da Catanzaro a Cosenza, e si porterà un treno che porta da Lecco a Como, ma non è modernità. Non mi convince, Presidente, che questo è il nostro futuro. Se questo è il nostro futuro, è un ritorno indietro. La Democrazia Cristiana, si figuri, lei è giovane e non è di origini politiche diverse. Io ho passato la mia vita, mi ricordo, lo slogan era "non moriremo democristiani". Ma quasi quasi anche, viene voglia di rinascere nostro, democristiani, anche il vostro. Ma quasi quasi, diciamo, oggi viene voglia... Non era più arretrato quel paese, certo che spendeva più risorse pubbliche, ma era anche più giusto. Io le cito solo questo dato che ho letto oggi
nel cuore della crisi è aumentato del 7% il numero dei super ricchi. È aumentato in questi anni, in Italia, del 7% il numero di super ricchi. Siccome per fare un super ricco ci vogliono una decina di super poveri, vuol dire che nel frattempo è aumentato del 7%, del 20%, del 30%, del 70% il numero di super poveri. Possiamo uscire da questa crisi con l'idea che in fondo conta solo il mercato e che quindi dobbiamo essere contenti che la crisi è superata, anche se i poveri saranno ancora più poveri? Il compito della politica, e adesso io non faccio distinzioni fra destra e sinistra, ormai ho imparato questa cosa, il compito della politica non è esattamente quello opposto, cioè quello di contrastare una tendenza di usare la crisi per rendere più forte l'ingiustizia. Adesso io non voglio entrare nel merito, non lo so se lei ha ragione o torto su alcune questioni che riguardano gli ospedali, perché naturalmente è difficile dirlo e penso che abbiate ragione, abbiate ciascuno le vostre ragioni, però la tendenza non dovrebbe essere questa. Sì, diciamo che sotto l'aspetto dell'impostazione quello che dice il direttore è correttissimo, per carità, lo condivido e vorrei anche sottoscriverlo. Poi fare amministrazione è un'altra cosa, perché fare amministrazione significa far quadrare i bilanci, significa riuscire a fornire risposte, e per fare questo sei in un contesto in cui oggi hai dei grandi limiti rispetto al passato. Cioè, è vero che c'è la Democrazia Cristiana, ma perché scrivevamo ognuno di noi, i nostri computer, i nostri slogan, un sogno nel cuore, non morire democristiano? Perché proprio eravamo consapevoli dello sfascio di quel modello di governo di paese, e oggi paghiamo quel tipo di modello. Quando noi oggi stiamo registrando questo tipo di errori fatti, questo tipo di criticità, è un modello che purtroppo a distanza di 10, 15, 20 anni ci portiamo dietro, se non da 30 anni. E quindi è qui la valutazione che va fatta. Perché oggi noi dobbiamo chiudere le strutture ospedaliere? Perché noi? Perché? Perché quando questi erano ospedali, caro direttore, nessuno ha avuto il coraggio di investire sugli ospedali per renderli tali. Li hanno portati da 15 reparti a 10 reparti, a 2-3 reparti, tutti in agonia. E a quel punto diventa obbligatorio che arrivi scopellito e dica: dobbiamo riconvertirli, dobbiamo chiuderli. Questo è il concetto. Cioè, noi abbiamo fatto quello che altri ci hanno costretto a fare, perché quando vai in giro per la Calabria e vedi queste strutture ti rendi conto che non hai alternativa. Noi lo abbiamo fatto perché poi a Genas, che è l'Agenzia Nazionale della Sanità, della Salute per quanto riguarda il Ministero, ci ha imposto anche queste scelte e ci ha detto: qua va fatto un nuovo disegno di sanità. Su questo, ma come su tantissime altre cose, noi paghiamo purtroppo il passato, perché direttore, qui oggi leggiamo anche nella provincia di Cosenza, in questa fascia, no? In questa costa, leggiamo che ci sono indagini, la relazione, gli impegni, ma qui ancora nessuno mi ha spiegato perché anziché assumere 439 persone tra portantini, giardinieri e quant'altro, e la gente stava lì magari a applaudire, perché non hanno assunto medici e infermieri per portarli dentro i nostri ospedali, per mettere dentro buona salute? Nessuno se ne è fregato di fare questo tipo di motivazione, perché qualcuno magari dice: beh, tanto comunque qualcuno ha trovato un posto di lavoro. Questo tipo di scelte scellerate le paghiamo noi, perché poi alla fine noi abbiamo la carenza di personale, con i tagli obbligatori che ci sono, con tutti i limiti, le limitazioni al turnover e le assunzioni, sono tutte cose collegate. Allora, l'impostazione di fondo è bellissima, è affascinante, trova la condivisione di tutti, anche la mia personale soprattutto, ma altra cosa diversa poi il direttore è queste cose poterle applicare. Diventa difficile applicarle queste cose, perché nel contesto in cui oggi ci troviamo a governare una regione come la nostra è una situazione drammatica. Cioè, qui purtroppo ci vorranno diversi anni per poter risalire. Ecco perché è un approccio diverso. Noi le risorse anche sul tema dell'occupazione che abbiamo non le stiamo investendo per creare occupazione in quella macchina burocratica della regione che ormai ha tagli e che ha un personale in media col resto del paese.
Noi li stiamo investendo per cercare di rilanciare l'economia attraverso il mondo imprenditoriale e stiamo cercando di creare nuova occupazione attraverso l'impresa, che è una cultura diversa rispetto al passato, dove la gente aspettava il posto fisso, tanto arriva l'onorevole, il senatore, e mi dà la possibilità di lavorare, perché mio papà è compare, è cugino e amico. Capito che qui è un processo culturale obbligatorio, che è irreversibile, e quindi questo tipo di meccanismo, da una parte è sul livello, diciamo così, legato al lavoro e tutto il resto, dall'altra lo devi applicare e come amministratore su tutti gli altri settori. C'è oggi anche l'impresa che magari riceve il finanziamento, un contributo a fondo perduto, non si applica più questo tipo di strumento, si mettono in campo strategie che sono finalizzate a che cosa? Alle nuove tecnologie, quindi all'e-commerce, quindi a tutta una serie, all'internazionalizzazione, cioè come poter tanto consolidare le nostre imprese, ma soprattutto come poterle veicolare fuori dalla nostra regione per cercare di mettere in campo che cosa? Aggredire quei mercati in forte espansione, perché qui sul territorio calabrese e nazionale non abbiamo respiro. Allora tutto questo è il cambiamento che viviamo, che piaccia o non piaccia, esiste e dobbiamo governarlo, e se possiamo dobbiamo condizionarne i processi. Poi anch'io direi, ma voi, il direttore, lei si immagina che io, se io potevo lasciare tutti gli ospedali, se io potevo lasciare tutto ciò, cioè, e non muovere nulla, cioè la gente che lì, quei signori che adesso se ne sono andati, non lo so, si erano lì che protestavano, no? Ma dico, quei 4-5 signori che protestavano non li avremmo trovati, no? Tra i contestatori, erano lì tranquilli e rilassati. Perché lo fanno? Perché comunque queste scelte sono scelte obbligate, e noi abbiamo dimostrato di avere una grandissima sensibilità, perché nel momento in cui abbiamo messo in campo un'azione di rivisitazione del piano di rientro, che non era il mio, il nostro lo stiamo scrivendo in queste ore, che era della gestione precedente, noi ci siamo resi conto che comunque potevamo, visto la buona azione, riservare e preservare due territori da frontiera, Praia a Mare e Trebisacce. Allora, rispetto a questa azione che abbiamo messo in campo, lì si è concentrata un'attenzione, abbiamo detto, abbiamo fatto una scelta, adesso torniamo indietro. Posso dire una cosa, direttore, al di là che il fatto ci possa servire strumentalmente, dai dati che noi abbiamo, che se ne possa dire e pensare, l'emigrazione sanitaria verso la Basilicata non è cresciuta. Non è cresciuta. Quindi ognuno lo fa con i dati alla mano. Poi ognuno lo fa perché magari la gomma e la cucina che è andata in Basilicata e così via. Ma noi stiamo crescendo anche nell'emigrazione al contrario. Cioè il rapporto tra l'emigrazione passiva e attiva è quasi identico. Invece noi ci aspettavamo che questa cosa fosse un elemento, diciamo così, amplificato in termini di emigrazione, diciamo, di coloro che andavano fuori. Invece dai dati che abbiamo, dagli studi, non c'è questo grande scollamento, però noi lo facciamo lo stesso perché crediamo e abbiamo motivato, oltre all'aspetto, diciamo così, un po' colorato dell'emigrazione, ci abbiamo messo che cosa? I territori, ci abbiamo messo le distanze, il periodo estivo, le strade, questo tipo di difficoltà del cittadino di poter raggiungere un'area rispetto, diciamo così, a una struttura ospedaliera che dista, sì è vero, 40 chilometri, 50 chilometri, ma che comunque 45 chilometri, dice la signora, ma che comunque in un periodo estivo di grande affollamento sono circa un'ora e un quarto minimo per arrivarci. E allora su questo come lo fronteggi? Lo fronteggi su due versanti, uno con questa ipotesi che noi abbiamo messo in campo, l'altro lo fronteggi con un presidio anche di ambulanze medicalizzate che sono in grado in alcuni casi ovviamente di dare un soccorso al cittadino, all'utente, che è su queste cose che noi ci dobbiamo concentrare. Poi capisco, insomma, che la cognata è infermiere, l'altro è portantino, l'idea di doversi trasferire diventa una preoccupazione, per carità. Condivido anch'io questa preoccupazione e sono anch'io, diciamo così, solidale, però oggi bisogna fare uno sforzo e questo sforzo richiede questo tipo di attività. Fermo restando che noi oggi siamo consapevoli che comunque un minimo di attività ospedaliera va ripristinato. Io prima di arrivare qui ho incontrato l'associazione Onlus di Praia a Mare,
che in maniera molto garbata si è avvicinata e mi ha presentato un progetto che già avevano diciamo così, consegnato alla Regione, che è oggetto di valutazione del Dipartimento e che non è oggetto oggi diciamo, di inserimento nel programma operativo 2013-2015, ma lo sarà nel momento in cui noi riusciremo a strappare l'ok da parte di Roma per questa apertura, perché una volta che si ripristina la struttura, diciamo così, in termini anche del pronto soccorso, ma che diventa struttura ospedaliera nuovamente, nulla preclude, che qui il limite diciamo, che a volte si ha è proprio questo. Una volta che noi ripristiniamo, come il Tribunale di Rossano, una volta che tu ripristini la struttura ospedaliera, quindi col pronto soccorso, quindi riprende le funzioni ospedaliere, nessuno esclude che dopo il 2015, se la Regione fa passi importanti in avanti, si possa pensare di riprendere un po' di attività ospedaliere. Questo è il messaggio che può essere dato e che va trasmesso. Purtroppo chi è diciamo, annebbiato e non è lucido è chiaro che non condivide questo tipo di analisi. Senti, chiudiamo qui, io però voglio fare un'osservazione e una raccomandazione a lei e anche al sindaco. L'osservazione è questa, anche se lei si nervosisce molto quando la contesta, ma è normale che sia delle No. A me invece l'educazione prima di tutto, poi uno può non essere d'accordo. E a me ma invece l'educazione mi prima di faccia tutto, dire questa perché cosa. Perché io sono educatissimo e rispetto tutti. A me mi però colpisce... se uno va fuori, siccome non stiamo parlando né della mamma né del padre, stiamo mi parlando di un ospedale, dire... bisogna essere riguardosi. Poi il resto. A me mi ha colpito una cosa invece, proprio questo. Se fossimo in televisione, la rissa sarebbe su se Berlusconi deve fare, deve cadere, non deve cadere, deve no, l'ho visto ieri, 4-5 talk show, tutti sul merito delle cose, no. Se invece andiamo in piazza a discutere, la rissa avviene o sulla sanità, o su, ha sentito che di fare quando lei ha parlato di Berlusconi non è volato una mosca, quando ha parlato di sanità, allora no, proprio per questo io farei a voi due questa raccomandazione, parlate con i vostri partiti. E ditegli che questa gara a chi ce l'ha più lungo sulla cosa di Berlusconi ci ha stufato, che i grandi problemi la può prendere come vuole la contestazione, ma le contestazioni avvengono su questo, se gira per il paese lei verrà applaudito o insultato, e sulla sanità, sui trasporti, sugli ospedali, non verrà applaudito o insultato su se Berlusconi deve rimanere senatore o no, che questo paese debba avvitarsi sulla questione di Berlusconi, mentre tutto dimostra che la lotta politica dovrebbe avvenire su altro, è un disastro. Dite ai vostri partiti, smettetela, mettete uno dei due ceda, tirate a sorte, a me non mi importa chi dei due ceda, tirate a sorte, uno dei due ceda e torniamo a fare la battaglia politica sulle grandi questioni. Voi forse lo potete dire più di altri, perché siccome state in frontiera, uno amministra una città, uno amministra una regione, poi la Calabria, che è una cosa un po' particolare, diciamo, amministra la regione. Diteglielo, badate che la politica è un'altra cosa, la politica è quella di cui abbiamo discusso ieri sera qui al festival. Mi fa una raccomandazione, ma non mi fa dire la mia. Glielo faccio dire. Io sono d'accordo con lei, insomma, tra l'altro faccio il sindaco, so bene che mi si investe tutti i giorni sulle questioni concrete e sono d'accordo con lei che nel paese bisogna guardare alle questioni concrete. E il Paese forse avrà bisogno di maggiori uomini dei territori al Senato e alla Camera dei Deputati per parlare dei territori. E l'argomento nell'agenda politica del governo deve essere quello dei problemi dei cittadini. Però mi consente, questo è un Paese strano, perché in qualsiasi altro Paese, io non voglio fare polemiche con il Presidente Berlusconi, con il Presidente Scopellini, un uomo politico che è ingappato nelle questioni che ha messo in campo la magistratura sarebbe andato a casa e lo avrebbe fatto scegliendo di andare a casa. E io non credo che questo contrasti con un'azione di governo forte. Il Partito Democratico chiede che un uomo politico prestigioso, che ha consenso, che ha subito una condanna e che questa condanna fa conseguire che vada a casa, deve andare a casa. È giusto, bravissimo. Certo, è chiaro che ovviamente Ernesto apre un fronte, no? Apre un fronte che ci porta a parlare di politica nazionale, non di politica locale.
Questo è il limite. Certo, se tutti lavorassero in maniera rigorosa e rispettosa delle leggi, certamente avremmo probabilmente le stesse condizioni di Berlusconi, Prodi, Bersani, chissà quant'altri che hanno commesso cose molto più gravi magari sul versante della gestione della cosa. Però il problema di fondo è qui il nodo è oggi Berlusconi, che è visto come il male assoluto da parte del Partito Democratico. Questo è il limite, cioè la chiave di lettura sbagliata che si ha di un uomo. Cioè io la cosa non accetterò mai di questa stagione della politica e dell'antipolitica è la stagione dell'odio, perché non si ha rispetto verso l'essere umano. Perché tu puoi anche dire una cosa, ma l'idea di aggredire una persona quasi a ucciderla fisicamente è una cosa che fa provare i brividi, cioè della cattiveria di questa fase di crisi che viviamo, come la gente e come alcuni attori della politica scatenano questo odio nei confronti delle persone. È una cosa gravissima, inaudita, cioè per me è inconcepibile, è una stagione vergognosissima. Poi Berlusconi ha sbagliato, vabbè, è un problema, lo vedremo, è stato detto che Berlusconi ha sbagliato, vabbè, si vedrà, ma diamo la possibilità di poter recuperare, di poter testimoniare la sua innocenza anche in altre sedi. Certo, c'era l'ultimo appello, che era quello della Cassazione, ci sono una serie di altre scelte che si fanno, e ci sono tanti elementi. Io ricordo ad esempio i giornali hanno parlato di Penati, che le caposegreterie di Bersani hanno parlato qualche anno fa, dopo 10 anni forse di scandali, sparito dalla politica perché è stato escluso automaticamente dagli elettori, perché non è stato rieletto, perché non si è ricandidato, uno che aveva quel tipo di problema. Ma ci sono tanti esempi che possono essere riproposti. Io, al di là di questo, che non è la mia cultura fare il termine, cioè il paragone, io dico che è profondamente sbagliato l'odio che oggi si manifesta verso la persona, verso l'avversario, verso il nemico. Io francamente questo odio non lo accetto e non lo apprezzo, non lo condivido, e non credo che sia questo il modo per ricostruire un paese, per ricostruire una regione, insomma, no? E la stessa cosa credo che, spero che sia un sentimento diffuso. Poi per carità, ognuno pensa ciò che vuole e poi agisce e risponde di quello che fa. Chiudiamo qui, grazie al Presidente, mi pare che non si è sottratto a nessuna domanda, grazie al Sindaco, agli organizzatori, grazie a tutti quanti, anche a chi ha contestato, perché penso che sia diritto di tutti poi contestare. Il Presidente ha risposto, è stata credo una bella discussione, il mio appello è l'unico che è stato lasciato cadere e respinto. Continuerà la battaglia purtroppo su Berlusconi sì, Berlusconi no, ma su questo già sapevo di essere abbastanza isolato. Grazie a tutti, grazie soprattutto a chi ha partecipato.